Regione Toscana, il Consiglio regionale. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Consiglio regionale della Toscana, la nostra rubrica settimanale che tratta i temi del Parlamentino della Toscana. Anche oggi da Firenze maggioranza e opposizione si sono confrontate in aula, ma noi andiamo subito a vedere nel sommario i temi di questa puntata. Il Consiglio prosegue la sua azione a favore dei territori colpiti dall'alluvione dello scorso novembre. Con un atto approvato è stata allargata la platea per la richiesta danni, con il sì unanime alla legge, di tutti i gruppi politici. Questa legge è molto attesa, peraltro, dopo gli eventi eccezionali di novembre che hanno colpito molte province della regione toscana, va ad ampliare la tipologia di beni che sono ristorabili alle famiglie che hanno fatto la denuncia dei danni. Come ricordo, la denuncia dei danni è stata prorogata fino al 9 febbraio e le domande che sono pervenute sono circa 7.000, qualcosa meno, ma l'attesa delle persone e delle famiglie era quella di poter beneficiare di un ristoro non solo sui beni immobili ma anche sui beni mobili, quindi per intendersi anche le autovetture che sono andate danneggiate. Con questa norma noi si va a fare una variazione alla legge che avevamo approvato a dicembre, ampliando la possibilità di poter ristorare anche tutti i beni immobili. In più abbiamo approvato un ordine del giorno che consenta di chiarire che se hanno avuto dei beni immobili danneggiati o mobili danneggiati si può fare una richiesta anche senza aver ricomprato subito il bene. Quindi era secondo noi necessario specificare in modo che le persone e le famiglie si sentissero tranquille nel poter avere questa piccola somma sicuramente, ma che è già qualcosa di importante. A fianco a questo i 12 milioni per le imprese, dove la Regione si fa carico di tutta la parte istruttoria per i progetti e quindi le domande che sono pervenute, dove ricordo ci stanno dando una mano anche le associazioni di categorie, Camere di Commercio, Confartigianato, CNA, che stanno seguendo le domande. Quindi da questo punto di vista la Regione si fa carico di tutte le spese istruttorie. Ma ci consente la modifica di misurare meglio anche dopo il completamento della rilevazione dei danni, il contributo che dalle risorse regionali va soprattutto alle famiglie e di disciplinare meglio la possibilità di accogliere altri finanziamenti per quanto riguarda invece le imprese. Abbiamo già la disponibilità della Camera di Commercio di Firenze, per esempio, che dovrebbe aggiungere alle risorse, sono 12 milioni per le imprese, altre risorse proprie per essere più pronti a rispondere alle esigenze di liquidità e ai primi investimenti, senza sovrapporli a quelli che auspichiamo arrivino dallo Stato. È stato fatto una valutazione proprio sulle spese ammissibili, in maniera tale da poter introdurre all'interno di quelle categorie altre spese che altrimenti non sono rimborsabili nel classico modo che ha la Protezione Civile di affrontare queste situazioni. Per esempio beni mobili, per esempio altre categorie appunto di beni danneggiati che di solito la Protezione Civile non rimborsa. Con le risorse regionali quindi si va sostanzialmente ad accumulare anche l'intervento che ci potrà essere dallo Stato. La nuova norma prevede fino a un massimo di 3.000 euro a nucleo familiare, anche per i beni mobili, un contributo straordinario forfettario a sostegno delle famiglie che hanno subito danni, con il contributo regionale che sarà accumulabile anche con analoghi contributi di fonte nazionale. Sì, abbiamo trovato un'intesa, è stato un lavoro importante che abbiamo fatto all'interno della seconda commissione. Tutti preoccupati del fatto che per quanto riguarda i beni mobili fossero arrivati poco meno di 6.000 domande. Pensiamo che dai dati di IRPET sono circa 23.000 le famiglie colpite dall'alluvione che potevano avere interesse a far domanda e richiedere un risarcimento e soltanto poco meno di 6.000 sono le domande che sono arrivate all'attenzione della Regione Toscana, quindi dopo un'indagine abbiamo deciso di aprire anche ai beni immobili e a tutte quelle altre domande, che altrettante erano circa 6.000, che sono arrivate su richieste di risarcimento danni. Io però ho fatto un focus su un punto fondamentale, perché il Partito Democratico diceva bene, dalla platea da 6.000
si amplierà una platea di 12.000. Ecco, non è proprio così, perché gli uffici ci hanno fatto capire, e aspettiamo il report definitivo, che in verità molte famiglie hanno provato facendo domanda sia per beni immobili e per beni immobili. Quindi le famiglie, diciamo, coinvolte saranno circa 7.500 in tutto. Il numero è sempre preoccupante rispetto alle famiglie che in verità sono state coinvolte dall'alluvione, e quindi quello che abbiamo chiesto è che si faccia un focus nel capire perché tante famiglie ancora non hanno richiesto appunto il risarcimento di una parte dei danni subiti. E le risposte sono, in primis, che sicuramente la compilazione delle domande, quindi tutto l'iter burocratico che poi porta alla richiesta di risarcimento, è un iter che ancora oggi è complicato, e quindi sarà nostro dovere provare a sburocratizzare più possibile la richiesta di risarcimento, anche con i fondi che ulteriormente la Regione metterà a disposizione e con i fondi del Governo. Il secondo punto è quello di smetterla di dire che il governo centrale non manderà risorse, che le risorse per i cittadini toscani non ci sono e non ci saranno, perché sicuramente questa immagine che la politica sta dando in questo periodo è un'immagine che non fortifica e che non dà delle garanzie ai nostri cittadini. Quindi dobbiamo tranquillizzarli affinché la Regione Toscana farà la propria parte, prenderà in considerazione tutte le domande che arriveranno, e per tutti i cittadini e per tutte le imprese che si rivolgeranno a tutte le istituzioni, il mondo della politica troverà per loro uno spazio e troverà per loro le modalità per risarcire, nelle base delle disponibilità che sono di competenza dei vari enti, quelli che sono i danni che hanno subito da quel bruttissimo alluvione. Voto favorevole, perché allarghiamo la platea di coloro che possono accedere ai ristori, quindi non soltanto chi ha subito danni all'abitazione principale, ma anche chi l'ha subita alle pertinenze, ai garage, alle auto, alle moto, ai giardini, che ovviamente sono persone che hanno subito danni al pari degli altri. Sicuramente è più grave chi l'ha subita l'abitazione principale, ma se una famiglia abitava al primo piano di una palazzina alluvionata, non ha subito danni in casa, ma ha perso tutto quello che aveva in garage, magari ha perso due automobili e una moto, credo sia doveroso ristorare anche loro. Quindi un voto favorevole, nella speranza però che questi ristori possano essere erogati quanto prima. Nell'ultima seduta del Consiglio regionale si è parlato di geotermia ed è stata approvata dal Consiglio a maggioranza una proposta che chiede alla Giunta regionale di avviare in tempi rapidi un percorso per chiamare Enel Green Power a presentare il proprio piano industriale sulla geotermia in Toscana. L'atto è stato illustrato in aula dal consigliere Andrea Pieroni del PD e ha ricevuto 29 voti favorevoli, Partito Democratico, Italia Viva, Fratelli d'Italia e Lega, e 2 voti contrari del Movimento 5 Stelle. Il Consiglio invita la Regione a monitorare il percorso in virtù dei tempi ristretti e chiede il coinvolgimento degli enti locali e degli attori socio-economici interessati allo sviluppo della geotermia, per intavolare un confronto sul tema. Favorevoli anche i gruppi di opposizione, ad eccezione del Movimento 5 Stelle, che attacca sulla mancanza di gare e sulla proroga delle concessioni attuali. La risoluzione prende atto del dettato normativo che il decreto legge ha introdotto, in virtù del quale appunto è la Regione Toscana, in quanto soggetto attuatore, a dover chiedere al concessionario uscente, questa è la denominazione che propone la legge, di fatto il concessionario è Enel Green Power, quindi la Regione dovrà chiedere a Enel Green Power di presentare un proprio piano pluriennale di investimenti che deve rispondere a tutta una serie di requisiti che la legge individua, quindi la manutenzione e il miglioramento degli impianti attuali, investimenti per nuovi impianti, sicurezza, occupazione, salvaguardia dell'ambiente e tutela della salute. Ecco, alla luce del piano industriale che Enel Green Power presenterà, la Regione sarà chiamata a valutare la fattibilità e la rispondenza di questo piano ai requisiti, ai presupposti della legge, e qualora questi presupposti fossero validati, la Regione potrà rinnovare le concessioni per un massimo di 20 anni, quindi un obiettivo importante, un'opportunità
da accogliere. Noi con la risoluzione sollecitiamo la Giunta a far presto, perché il termine previsto dalla legge è il 30 giugno 2024. Inoltre chiediamo alla Giunta di coinvolgere sia gli enti locali, i comuni, ma anche il tessuto socio-economico di quei territori, di quelle realtà che vivono di geotermia. Mentre può essere una geotermia buona nella zona di Larderello, dove non ha conseguenze sugli abitanti, non si può dire la stessa cosa nella zona del Monte Amiata, dove studi scientifici fatti proprio dalla Regione Toscana evidenziano la presenza nel sangue, nei capelli degli abitanti di quella zona, della presenza di sostanze non proprio salutari come l'arsenico, il cadmio, il tallio, sono tutte sostanze gravemente nocive per la salute. Quindi non riusciamo a capire come la Regione Toscana, all'unisono tra Italia Viva, PD e tutta la destra, sia concorde nello sviluppo di questa attività geotermica in quella zona, soprattutto senza avere un piano industriale in mano da valutare e neanche sapere l'entità degli investimenti che si vogliono fare in quella zona. Io, a differenza di tutti gli altri, vorrei sapere quante centrali geotermiche si intende costruire e soprattutto perché non si vuole fare una gara. Questa proroga delle concessioni, a mio avviso, va in controtendenza rispetto al principio della concorrenza su cui si fonda tutta l'Unione Europea. Tel Aviv convintamente ha votato a favore di questa risoluzione. La geotermia è una risorsa importante per la Toscana, lo è per l'Italia, lo è per la nostra economia. È una fonte alternativa di energia che si può riprodurre e come tale deve essere valorizzata. Può produrre lavoro, produce redditività e come tale la Regione Toscana deve fare il massimo nelle proprie funzioni per fare in modo che le concessioni vengano riattivate e tutti i nostri comuni geotermici possano utilizzare questa risorsa straordinaria. La Toscana può dare un grande contributo in termini energetici all'Italia, lo dà a se stessa e come tale Italia Viva è convinta che questa sia una di quelle condizioni necessarie e fondamentali per migliorare anche il nostro tessuto economico e ovviamente sociale della nostra regione. Un tema a me molto caro, conosco molto bene quei territori, in quei territori conosco le imprese, conosco i sindaci, avevamo avuto un'audizione la scorsa settimana dove da parte di tutti, indistintamente dal colore politico, c'è stata presentata una preoccupazione, perché il decreto energia di novembre ha dato la possibilità alla Regione Toscana di prevedere appunto una proroga ventennale sulle concessioni geotermiche sulla base di una serie di criteri. Sono 5 punti strategici sulla tutela occupazionale, sulla tutela dell'ambiente, sulla tutela della salute di quel territorio, sullo sviluppo di quel territorio. Ecco, da novembre ad oggi i sindaci, il concessionario Enel Green Power e tutte le imprese, i consorzi di impresa interessati in quel territorio non sono mai stati coinvolti in un tavolo tecnico per capire quale fossero le volontà della Regione Toscana e quale fosse l'intenzione del concessionario. Noi abbiamo chiesto a gran voce alla Giunta regionale che questo percorso di tavolo di accordi tra Enel Green Power, tra i comuni, tra le imprese, le associazioni di categoria, inizi il suo percorso, perché il termine ultimo è il termine del 30 giugno. Però la maggior parte anche di quelle amministrazioni, di quei comuni coinvolti nell'area geotermica andranno al voto l'8 e 9 giugno, quindi dal mese di aprile, dalla metà di aprile saranno in procedura di ordinaria amministrazione. Quindi i sindaci soprattutto ci chiedono di velocizzare questo iter, perché nel momento in cui loro entreranno in campagna elettorale, ma soprattutto dal punto di vista amministrativo, entreranno in ordinaria amministrazione, non avranno più la possibilità di intervenire diciamo, e dire la loro su quei territori per cui la risorsa geotermica è il petrolio della Toscana. Quindi speriamo che l'assessore Monni e il presidente Gianni, sulla base di quella proposta di risoluzione, velocizzino l'iter, aprono un tavolo di concertazione, perché veramente non ci possiamo far scappare l'occasione del rinnovo delle concessioni per ulteriori 20 anni, perché quel territorio lo chiede, pensate, da 7-8 anni. Con questo tema giunge al termine anche questa puntata del Consiglio regionale della Toscana. Noi qua da Firenze, con le immagini di Marcello Sani, chiudiamo la nostra puntata settimanale e vi ringraziamo per essere stati con noi.
Regione Toscana, il Consiglio regionale.